Ciao a tutti amici di AppFeedReview. Come ormai avete capito, siamo entrati anche noi nel mondo di Android. Infatti oggi andremo a parlare di un'applicazione che abbiamo già recensito per il mondo Apple, quindi per l'iPhone, ma appunto andiamo a vedere come si comporta nel mondo Android. Specificatamente, scusate, per l'HTC Sensation che abbiamo recensito proprio ieri. Allora, sto parlando di Modern Combat 2 Black Pegasus, disponibile a 5,49€ sul market di Android. Prodotto dalla Gameloft e come andremo a vedere avrà diciamo poche differenze se non nessuna rispetto alla sua controparte per iPhone. Andiamo a saltare il filmato iniziale. Si vede il riflesso. Ok. Allora, come vedete il menu è praticamente identico, abbiamo la possibilità di continuare la partita, iniziarne una nuova in multigiocatore, scegliere le missioni che abbiamo già completato e andare nelle opzioni. Io direi di fare continua per vedere come si comporta e come si controlla, diciamo. La missione sarà la stessa che ho fatto vedere nella recensione dell'HTC per vedere un po' come funzionava con i giochi. Praticamente, per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse ancora capito, anche se dubito, questo è uno sparatutto in prima persona. Questa è la visuale di gioco, abbiamo praticamente in alto a destra la possibilità di scegliere le armi, con uno slide possiamo andare a scegliere l'arma principale o secondaria e facendo un tap andiamo a ricaricare. Qui in alto a sinistra abbiamo la possibilità di mettere in pausa, qui c'è il pulsante di fuoco, il pulsante per la mira in prima persona. Lo stick analogico per andare a muoversi all'interno, insomma, per spostarsi nella mappa e il pulsante per scegliere se stare in posizione accucciata o in piedi. Questo sarà il nostro compagno, come vedete avremo un mirino che ci indicherà quali saranno i soldati, diciamo, nemici o i soldati avversari. Cominciamo la missione. Adesso io sono molto scarso, soprattutto sparando attraverso la telecamera. Comunque, cosa molto interessante è che diciamo il mirino ci aiuterà, nel senso che andrà a praticamente posizionarsi da solo vicino al nemico, nel senso se noi siamo più o meno in zona, il mirino punterà il nemico, come avete visto adesso. E altra cosa, perché sennò sarebbe praticamente ingiocabile, c'è la possibilità mentre si spara di spostare comunque la visuale. Quindi possiamo, mentre spariamo, andare a girare la visuale. Come vedete, comunque la grafica è molto ben definita e la storia è molto completa e molto intrigante. E anche se comunque devo dire che la parte almeno per quanto mi riguarda, la parte da padrone la fa il comparto in multiplayer, infatti che adesso vi farò anche vedere. Vediamo se riusciamo a non morire. Come vedete, quando ci spareranno ci sarà un indicatore rosso che ci indicherà da dove ci stanno sparando. Adesso direi che sono molto scarso e sono stato aiutato da un po' di mine che sono sparse per il terreno e che hanno fatto saltare per aria, diciamo, tutti i nemici. Ok, comunque bene o male avete capito il gioco. Adesso volevo farvi vedere una piccola cosa che so esserci qua dietro. Allora, come vedete, in alcuni punti potremo anche andare a distruggere addirittura degli edifici. Oppure in altri, come adesso succederà, avremo da toccare determinate parti dello schermo per compiere delle azioni. Per esempio dovremo appunto evitare, come in questo caso, dei barili esplosivi che ci vengono addosso, oppure andare magari a uccidere un nemico con una determinata mossa e quindi dovremo premere al momento giusto questi pulsanti che compaiono a schermo. Questa è una cosa che intermezza un po' le missioni, la classica missione spara i nemici
e scappa, tra virgolette, e che secondo me è molto interessante. Mettendo in pausa, abbiamo il menu di pausa, dove possiamo ovviamente riprendere la missione, ricaricare il checkpoint, ricominciarla e andare nelle opzioni nel menu. Andiamo nel menu, che così vi faccio vedere la parte multiplayer. Andiamo multiplayer online. Ok, come vedete potremmo avere una partita veloce, creare una partita oppure cercarla. Adesso, ok, sono caricate le partite, quindi magari se un nostro amico ha creato una partita possiamo andarle a cercare, oppure se abbiamo magari una determinata preferenza per una mappa o per una tipologia di partita, potremmo appunto andare a cercarla, vedere la classifica, giocare con un amico o addirittura fare la firma da giustiziere. Cosa vuol dire? Che quando uccideremo qualcuno, praticamente verrà fuori questa scritta alle persone che uccideremo, un modo per prendersi gioco di loro. Proviamo a fare una partita veloce. Adesso ovviamente morirò un sacco di volte perché non sono assolutamente capace. Comunque, come vedete, abbiamo la possibilità di scegliere le armi. Adesso io sono praticamente a livello base, principale, il primo, e quindi ho pochissima scelta. Però, come vedete, ci sarà la possibilità di, aumentando di grado, di andare a sbloccare nuove armi. Ecco, come vedete, questa è la modalità di gioco a cattura la bandiera. Poi ci sarà la classica deathmatch a squadre e così via. I soldati amici saranno caratterizzati da quel nome verde, mentre i nemici saranno ovviamente con il nome rosso. Adesso vediamo se riesco. Ecco, bene. Mi hanno appena ucciso. Come vedete, questa è la frase che viene fuori. Ok. Questa è la bandiera, come vedete, che dobbiamo proteggere. Dobbiamo evitare che i nostri nemici la catturino, e mi hanno ucciso di nuovo. Quindi direi che possiamo anche uscire, perché bene o male avete capito come si gioca le partite in multiplayer. Come vedete vengono dati dei punteggi che ci permetteranno, in base a quante uccisioni abbiamo fatto, in base a come abbiamo ucciso, ci permetteranno di salire di livello e quindi sbloccare nuove armi. Ok, direi di uscire e di andare a farvi vedere magari qualche opzione dove possiamo andare a modificare la lingua del gioco, che ovviamente magari è meglio lasciarla in italiano, andare a modificare i comandi. Quindi, come vedete, ci sarà lo standard, che è quello che avete appena visto, se no i comandi tattili, che quindi avremo tutta la parte sinistra per poter spostarci, la parte destra invece per mirare e il pulsante per sparare. Oppure avremo due pad virtuali, quindi non solamente una a sinistra, e per sparare basterà premere, diciamo, centralmente nello schermo, dove vorremmo, insomma. Poi avremo l'audio, che ovviamente andremo a modificare i volumi, e altro potremo andare a scegliere se abilitare o disabilitare determinati aiuti, per esempio la mira assistita, le granate automatiche, il sangue, quindi se magari ci sono dei bambini, forse è meglio disabilitare il sangue, e la modalità mancino, quindi andremo a invertire, diciamo, i comandi. Poi ovviamente qua sotto ce ne sono altri, suggerimenti, la freccia obiettivo e il mirino. Ok, e su aiuto invece ci verrà spiegato come andare a giocare. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Comunque vi ricordo che bene o male è esattamente identica alla versione per iPhone. Questa invece è la versione per Android, e vi ricordo che è disponibile al prezzo di 5,49 € sul market. Bene, detto questo, vi saluto e vi aspetto alla prossima recensione. Ciao a tutti!